Anna Chiara, ciao. Anna, grazie. Sì, e allora rientriamo in diretta, siamo sul sito dei laboratori dal basso.it. Benvenuti, bentrovati per chi ci ha già ascoltato stamattina e per chi in presenza qui a Martina Franca in provincia di Taranto si è già goduto alcuni dei nostri eventi, tra ieri sera, parrocchia Sacra Famiglia qua a Martina sempre, e in questo momento da stamattina al coordinamento delle associazioni di volontariato. E abbiamo Gianni Genco, allora, che presiede questa struttura importante comunale, Sandra Negri, Luca Cenci, Tiziana Schiavone e soprattutto Claudio Imprudente, che è il testimone dal basso di questo evento. Prima di dare la parola alla presidente Tiziana Schiavone, la presidente del circolo Salvador Allende, Servizio Arca Allegra di Martina Franca, giusto una nota a margine, quindi perché e come siamo riusciti ad arrivare qui e a organizzare questo bellissimo evento. E è stato possibile grazie alla collaborazione di alcuni gruppi in rete legati da un progetto che è Puglia Capitale Sociale, di cui capofila un'associazione di Martina Franca, la ODV Aida Onlus, presieduta da Grazia Pulito, che è qui con noi stasera, ma anche grazie a un altro piccolo finanziamento regionale chiamato Testimonianza dal Basso, ed è una delle formule del programma giovanile Bollenti Spiriti della Regione Puglia e quindi promosso da Arti Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Innovazione Tecnologica e Sociale. Stamattina era con noi Domenico Centrone, che è uno dei referenti dello staff di Bollenti Spiriti, che salutiamo ancora se ci sta guardando in questo momento, e quindi grazie a chi è a casa. C'è lo streaming adesso, la diretta, e poi per poter rivedere la registrazione sia di quello che faremo adesso, questa ora e mezza che passeremo insieme fino alle 18.30, sia quello che è avvenuto stamattina con i ragazzi delle scuole superiori di un liceo martinese, li potete trovare tra qualche settimana, circa due mesi, sempre su questo sito www.laboratoridalbasso.it. E allora, il tema di questo pomeriggio è sempre legato al mondo delle disabilità e il lavoro, però a differenza di questa mattina abbiamo voluto un evento un po' più adulto, cioè anziché parlare ad aspiranti futuri eventuali imprenditori nel sociale, ragazzi che stanno studiando il settore scienze umane con il liceo di Martina Franca, direttamente con chi già da tempo fa lavoro di innovazione, lavora con e per le persone con disabilità, qua a Martina nel nostro territorio. E quindi iniziare da Tiziana Schiavone, che condurrà adesso questo evento, la signora Narita della Eureka, e ci sono tante altre persone qui sparse nel pubblico o altre che ci raggiungeranno a breve, che hanno fatto di questo la propria ragione di vita, anche professionale, oltre che umana. E dunque, grazie veramente per essere qua nuovamente, grazie da parte mia. Sono Aldo Zappulla della cooperativa Stipa delle Fate di Crispiano, qua anche in presenza alcune colleghe dello staff di Arci Crispiano, della nostra cooperativa nata all'interno dell'Arci di Crispiano, che è Stipa delle Fate, Maria Grazia, Donatella e altri che ci stanno seguendo online. Quindi veramente grazie, la parola a Tiziana Schiavone. Grazie Aldo. Allora, persone diversamente abili. La mia esperienza è cominciata già nell'utero di mia madre, perché sono gemella di un ragazzo che è nato con una spina bifida. Però la mia esperienza a contatto e per creare qualcosa con le persone diversamente abili è cominciata 31 anni fa, quando una ragazzina con la sindrome di Down mi è stata affidata in acqua dicendo: "E tu, vedi che cosa devi fare". Da allora, grazie alla caparbietà della mamma che è qui presente, e alla caparbietà veramente, perché per me era la prima esperienza, io ero una futura insegnante di educazione fisica perché lavoravo nella WISP ma non ero ancora andata all'ISEF, e quindi avevo fatto una serie di corsi per diventare istruttore di nuoto, di ginnastica, eccetera. E l'esperienza con Lea è stata veramente formativa per me, perché con lei abbiamo lavorato normalmente, si andava in piscina insieme agli altri bambini, Lea rotolava con una palla, beveva e rotolava, però insieme abbiamo imparato a nuotare. Dico insieme perché io ho imparato con lei tutte le tecniche poi per aiutare i bambini che avevano difficoltà in acqua. E poi abbiamo fatto le gare di ginnastica artistica, di ginnastica ritmica, e poi Maria ci ha chiesto: "E pattinaggio no?". E va bene, facciamo pattinaggio. E va bene, ma equitazione no? Ho detto: "Fermati, io non so andare a cavallo, per cui l'equitazione non la posso fare". Però questo primo approccio con una bambina di 7 anni
mi ha dato la possibilità di mettermi in moto come associazione. Devo veramente tanto alla UISP e all'ARCI, che sono state le mamme formatrici per quanto mi riguarda, per far sì che si parlasse di normalità. Per cui dopo Lea ne sono arrivati tanti, e dopo tanti anni non è bastato solo lo sport, ma abbiamo aperto ho preso in eredità un circolo che era già presente come circolo culturale, e la scommessa era: va bene, con lo sport ci siamo riusciti, perché oltre alla UISP, alla Polisportiva Arci Martina, anche le varie associazioni di pallacanestro, di ballo, hanno cominciato ad inserire ragazzi diversamente abili nei vari corsi, per cui ne avevamo fatto una normalità ed eravamo tutti contenti. Nel campo invece di uno spazio che fosse un'attività ludica e basta, perché io mi sono sempre combattuta contro la musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, speleoterapia, tutto è terapia, e io ho detto no, noi non vogliamo fare terapia, a parte che non siamo terapeuti, siamo delle persone normali, io voglio fare cultura, sport, gioco, ludicità. Per cui abbiamo aperto questo centro che ora chiamiamo l'Arca Allegra, perché è un'arca che raccoglie tutti, da 0 a 100 anni, senza alcuna, o meglio, con tutte le diversità di tutti. E qui la scommessa è stata grossa, perché nel nostro gruppo, oltre che ai bambini normodotati, hanno cominciato a frequentare bambini con diverse diversità. E per un periodo si diceva, vabbè, ma all'Arca Allegra vanno i bambini disabili. E io ho detto, anche i bambini diversamente abili, non solo. Perché se non ci fossero i bambini normali non avrebbe senso la nostra opera. Perché il bambino normale impara tanto. Il bambino che ha difficoltà in famiglia o a scuola, da noi non le ha, ma non grazie a noi che siamo bravi, ma grazie alla presenza dei bambini diversamente abili. Perché è costretto a confrontarsi. E quindi il confronto ti dà delle regole che tra i bambini vengono naturali, siamo sempre noi adulti che ci poniamo le barriere. Per quanto riguarda invece il lavoro specifico di stasera, l'inclusione sociolavorativa, devo dire che io qui non mi volevo spingere, perché comunque a Martina c'è l'Eureka che fa questo e lo fa bene. Però le educatrici dell'Arca Allegra, no Tiziana, dobbiamo partecipare al PIL. No ragazze, io al PIL non partecipo, perché ho già l'esperienza del 2005 e non ce la faccio. No, noi dobbiamo partecipare, abbiamo un bellissimo progetto. Allora, se lo fate voi va bene, io non ci sto. E grazie alla loro caparbietà, ora sono veramente contenta, devo ringraziare Brigida, Anna e tutte le educatrici dell'Arca Allegra che hanno fortemente voluto questo progetto. E siamo riusciti ad inserire 5 dei nostri ragazzi grandi, tra cui Lea, che ora c'ha 38 e in un progetto, perché grazie al PIL io non sono brava come Aldo che mi ricordo tutti i vari costi, comunque grazie al PIL, quindi grazie alla regione, noi abbiamo cominciato questo progetto a giugno e siamo riusciti ad inserire 5 ragazzi adulti in 4 aziende di Martina. Chiaramente c'è stato tutto un lavoro da parte delle nostre educatrici per contattare le aziende che fossero disponibili ad accettare i nostri ragazzi. E la cosa più difficile è stata trovare i ragazzi, perché noi la mattina lavoriamo come centro aperto polivalente per diversamente abili e ci abbiamo 12 ragazzi adulti che non frequentano più la scuola, a cui offriamo possibilità di laboratori, teatro, di tutto e di più. E però non potevano lavorare perché non erano iscritti alla 68 e abbiamo avuto una grossissima difficoltà perché avevano disabilità grosse, insomma non potevano essere inseriti nel mondo del lavoro. Oh porca miseria, abbiamo detto, e ora? Allora, ci siamo rivolti alla Mardown, ci siamo rivolti alla IDA, abbiamo detto, oh, dei nostri 12 ne possiamo inserire 3 e gli altri 2 da dove li prendiamo? Abbiamo inserito 3 ragazzi, 2 ragazzi della Mardown, che però poi hanno dovuto rinunciare perché nel frattempo stavano facendo un altro progetto. E quindi per trovare i 5 ragazzi abbiamo veramente
faticato. Poi si è presentato Massimiliano un giorno, no, io ho incontrato Massimiliano un giorno e gli ho parlato di questo progetto. Ha detto, ma io posso? No, davvero? Allora Massimiliano vieni. Poi avevamo contattato un altro ragazzo down che non faceva parte della Mardown e la mamma è venuta, quando siamo andati a trovare a leggere le carte non si poteva inserire neanche lui. E Brigida è andata a trovare Anna Grazia, Maria Grazia, Anna Maria Grazia. E finalmente abbiamo chiuso la Rosa dei Cinque e questa cosa ci ha fatto molto piacere. Quindi abbiamo cominciato questa esperienza, oltre a Brigida che è la responsabile del progetto, abbiamo fatto un corso di formazione, 6 persone, perché abbiamo inserito i ragazzi, ma che facciamo? L'idea era che a febbraio chiude il progetto e chiude l'esperienza, ma noi non ci accontentiamo perché... sono 30 anni che lavoriamo sul territorio, non ci piace lavorare se c'è il progetto e se non c'è il progetto si chiude tutto, i ragazzi assaporano questa cosa e poi si chiude e finisce. E allora durante questa formazione con Smile Puglia abbiamo tirato fuori un'altra cosa, abbiamo detto e se noi offriamo alle 4 ditte che sono presenti sul territorio la possibilità di allargare le loro vendite, perché grazie alla cooperativa Salvatore Allende che ci sostiene da 30 anni, paga l'affitto dell'associazione, vi garantisco che è molto forte, riusciamo ad, in 4 punti vendita presenti a Martina ad inserire i prodotti delle ditte. Grazie al CONAD di cui siamo soci possiamo aprire a livello nazionale e poi perché no coinvolgere le associazioni diversamente abili presenti su tutto il territorio nazionale, facciamo un sito che si chiama Pari e Rari e attraverso il sito andiamo a contattare, e qui poi ci sarà l'intervento di Massimiliano dopo febbraio, perché noi gestire un sito, io personalmente mi hanno chiesto qualcosa, oggi ho detto non so neanche, e quindi a febbraio quando finisce di lavorare all'oleificio deve venire a lavorare da noi, perché si gestirà il sito per tenere i contatti nazionali e far arrivare direttamente gli ordini alle aziende. Per cui il nostro obiettivo è quello di dire alle aziende, care aziende, grazie per aver garantito per 5 mesi il lavoro ai nostri ragazzi. Ed è da quello che mi ha detto Massimiliano, io non so se è vero, è uno dei pochi progetti dove i ragazzi diversamente abili prenderanno uno stipendio per 5 mesi. Io non lo so, poi chi è esperto in queste cose... Noi garantiremo per 5 mesi uno stipendio, il che voglio dire per 5 mesi mi va bene, però il nostro obiettivo è dire alle ditte, allora che ne pensate, avete un valore aggiunto, perché già l'oleificio ha detto però Adamo non sarebbe male portarselo alle fiere internazionali, perché Adamo è valido. Però Piero tutto sommato ci dà una mano, corri qua, vai lì alla masseria, a Masseria dell'Arco, e non sappiamo Maria Grazia, Lea e perché no Massimiliano, già l'abbiamo per noi, però voglio dire, e l'idea è dire allora questo valore aggiunto, troviamo la formula, perché alle aziende chiaramente non deve costare più di tanto. Però loro intanto ci garantiranno una percentuale sui prodotti che usciranno col doppio marchio e noi questa percentuale la metteremo in un angolino da parte per realizzare qualcosa un domani. E poi cercheremo di aumentare le loro vendite in modo che le ditte mantengano questi ragazzi da loro. Magari non ci riusciremo con tutti e 5, ma se già 2 o 3 ci riusciamo io sarei più che contenta. È chiaro che ci dobbiamo mettere tutti e a questo proposito abbiamo lanciato la campagna A Natale Regala Solidale. Che cosa significa? Noi stiamo acquistando dalle ditte a prezzo di costo 1 litro di vino, 1 litro, 750 grammi, una bottiglietta di olio, il cacciaricotta e i tarallini. Stiamo realizzando le confezioni, abbiamo realizzato il marchio, e se ce n'è uno libero, vabbè, vi faccio vedere questo. Abbiamo realizzato, grazie a 2 ragazzi che hanno fatto il corso con noi e poi grazie al grafico che l'ha migliorato, il marchio si chiama Pari e Rari, prodotti realizzati con persone diversamente abili. Quindi tutti i prodotti di queste aziende vendute col doppio marchio ci viene garantita una percentuale a noi che metteremo da parte. Abbiamo fatto il sito, quindi a Natale Regala Solidale significa che chi vuole con 10 euro si porta il sacchettino a casa
dei prodotti olio, vino, sapendo che con questo regalo, oltre a fare un regalino, dà il contributo per far sì che questi ragazzi dopo febbraio continuino a rimanere nelle ditte. Ora, velocemente vi volevo far vedere, giusto, ancora non è terminato il sito, ma il nostro sito lo potete trovare parierrari.com. Chi siamo? Siamo il Circolo Salvador Allende e l'Arca Allegra. La nostra poesia è che i prodotti a marchio Pari Errari garantiscono la qualità, perché le ditte hanno una qualità non indifferente, la genuinità e la solidarietà. Tutti i prodotti sono stati realizzati da persone diversamente abili con l'aiuto di esperti. Acquistando i prodotti Pari Errari non solo soddisfi il palato, ma anche il cuore, perché avrei dato la possibilità ad una persona diversamente abile di rimanere in azienda a lavorare. Se poi cliccate su home, sono diventata brava. Io che col computer ci sono le foto dei nostri ragazzi. Questo è Piero, Maria Grazia che sta al panificio, Massimiliano che sta all'orificio, all'Agropoli di Puglia, Adamo che ora sta lavorando, per questo non è con noi perché sta realizzando, e Lea che sta alla Vinicola Colucci. Loro sono i 5 ragazzi che abbiamo inserito. Poi ci sono le aziende, che ci sembra anche corretto menzionare, che sono Masseria dell'Arco, l'Acropoli di Puglia, San Martino, e purtroppo il panificio Sant'Andrea non ha un sito su cui poter collegare, per cui abbiamo messo il nostro Pari Errari. Però il panificio Sant'Andrea è quello che sta di fronte allo SMA in via Mottola, e lì c'è Maria Grazia. I nostri prodotti, cioè non i nostri, i prodotti delle aziende, come potete vedere, cacciarigotto, focaccia, olio e tanti altri. I punti vendita in cui troverete a breve i nostri prodotti sono il gruppo Albema Conad ad Alberobello in via Einaudi, a Martina Franca in via Leone 23esimo, e poi nei 3 punti vendita della cooperativa Allende. E lì troverete i prodotti singolarmente col doppio marchio, che avranno lo stesso costo di quelli che hanno il marchio normale. Per cui voglio dire, acquistare quelli significa dare a noi la possibilità di continuare. Contatti, questa è una cosa che gestirà Massimiliano da febbraio, preparati. Qui ci scrive la mail, il messaggio, e Massimiliano provvederà poi a fare il resto. Questa è la nostra esperienza, noi speriamo che veramente vada avanti, e per non finire i giardinetti, come hai detto stamattina Claudio, noi ci crediamo veramente, perché ognuno di noi è utile a se stesso prima e agli altri dopo. Grazie. Non so se Massimiliano, Maria Grazia, che sono presenti, vogliono dire qualcosa, altrimenti sì, ti passo o vieni? Ti passo. Niente, io appunto dal 1 ottobre sto facendo questa bella esperienza di work experience e... No, è acceso. Ogni tanto si... Pronto? Vai, esatto. Signora, allora, stavo dicendo, faccio parte di questa bella esperienza che sto facendo dal 1 ottobre, e l'unica cosa che voglio proprio sottolineare è che la cosa importante è che finalmente, dopo aver fatto il mio percorso di studi, finalmente riesco a mettere in pratica quello che la scuola mi ha dato. Questa è una cosa positivissima, perché l'inserimento lavorativo non è tanto importante se c'è o non c'è uno stipendio, quello se c'è poi è meglio, però è appunto dimostrare ai cosiddetti normodotati, tra virgolette, che ci siamo anche noi, che diamo il nostro contributo, perché abbiamo tutti diverse disabilità,
però ognuno può mettere il suo pezzo di tassello per contribuire a far andare avanti e a dimostrare finalmente che un diversamente abile, come lo chiamiamo oggi, è, al contrario di come si pensava 40 anni fa, alla pari e può essere alla pari di chiunque altra persona. Questo è quello che io sto provando in questo periodo. La mia esperienza è appunto continuare a mettere in pratica quello che io ho imparato e a dare magari ad altri come me, o purtroppo peggio di me, però a dare il nostro contributo e a unificare diversamente abili e normodotati. Grazie. Non so se Anna Rita, che ha grossa esperienza in questo campo come Eureka, vuole dirci la sua? No. Sì, mi dicono di sì. La cooperativa Eureka è una cooperativa che si occupa di inserimento lavorativo soprattutto di ragazzi che sono nel campo della psichiatria. E loro, oltre che a produrre candele, hanno proprio un laboratorio di candele artistiche bellissime, hanno anche la gestione di appalti con enti per la pulizia di ospedali e insomma situazioni di questo genere, hanno un'esperienza grandissima in questo campo. E alcuni dei nostri ragazzi, Adamo, Piero per quanto ci riguarda, ma anche Antonella e altri, sono impegnati in un progetto che è praticamente gestito sempre dalla cooperativa Eureka, diventare guide turistiche, turismo alternativo. Quindi loro stanno facendo tutto un percorso di preparazione per imparare proprio a fare le guide, di scambio con realtà anche a livello nazionale, e stanno vivendo anche questa grandissima esperienza. Vero Antonè? Non ci sei tu in questa... Aspetta che ti passo il microfono. Infatti siamo andati anche a Termoli quest'anno. Sì, sì, mi è piaciuto tantissimo, guarda. T'ha fatto a Termoli? Per fare vedere l'altro gruppo come hanno fatto il percorso. Chiara, vuol dire qualcosa? Mi è piaciuto il mare Termoli, mi è piaciuto il castello di Termoli e i ragazzi che stanno a Termoli anche, mi è piaciuto. I ragazzi, è una parte importantissima quella. E poi sono contenti di Termoli, che è stato anche qualcosa a noi, un pensierino che ho dato. E basta. È stata una bella esperienza. Sì. Grazie Chiara. Bene, non so se qualcuno ha esperienze dirette di ricerca di lavoro, inserimento lavorativo, anche di ditte. Qui, oddio, forse ditte non ce ne sono. Però, per esempio, nella nostra cooperativa, quando dico nostra cooperativa parlo della cooperativa Allende, siccome ci abbiamo 4 punti vendita, noi abbiamo inserito 4 ragazzi diversamente abili nei vari punti vendita, e anche ad Alberobello abbiamo l'inserimento dallo scorso mese di un ragazzo diversamente abile. Per cui, voglio dire, per noi... veramente si tratta di una risorsa, non è una cosa che devi fare perché lo devi fare per legge, no, si tratta di veramente trovare delle persone che ti danno una mano. La cosa di cui abbiamo bisogno è cercare tutti i vari mezzi e tutte le varie leggi che ci permettano di continuare. Per esempio, noi quest'anno, avendo avuto l'autorizzazione
ad aprire come centro aperto polivalente per minori il pomeriggio, siamo tenuti ad avere un addetto alle pulizie, ora non è questo il termine tecnico, però uno ogni 15, uno ogni 20, non mi ricordo, beh c'è un numero. Allora, quando si supera questo numero, tu hai bisogno del secondo. Nel momento in cui io dovevo assumere, sono andata dal mio consulente e ho detto, senti, ma non posso assumere Piero, per esempio, no? Perché veniva me. Dice, no, tu lo puoi assumere soltanto come seconda unità, perché devi avere comunque una persona che gli faccia da formatore. Per cui noi aspettiamo che si superi questa cosa per assumere un nostro ragazzo, perché voglio dire, Piero la mattina quando viene da noi, ma tutti quanti, si puliscono i cestini, si fa il caffè, si mette a posto l'associazione, cioè una cosa che facciamo chiunque a casa, quindi perché io devo andare ad assumere un'altra persona quando c'ho i ragazzi nostri che possono fare benissimo, gli stai un po' dietro, ma voglio dire, siamo tutti in grado di dare una spazzata per terra, una lavata ai vetri. Non ci vuole chissà quale abilità, ma non solo quello, perché Lea ha fatto con me l'assistente alle capovolte ai bambini in palestra. Io a mare affidavo un bambino a Lea per portarlo al bagno che era lontano, io ero tranquilla che il bambino arrivava al bagno, tirava lo scarico, si puliva e me lo riportava a mare. Io ho affidato i miei figli piccoli di 2-3 anni tranquillamente, perché sapevo che potevo fidarmi. Cioè. Volevo chiedere a Tiziana, poi anche se risponde Claudio, è stato difficile, tu hai detto che sono stati formati i ragazzi, chiaramente, ma c'è stato anche un momento di formazione per le aziende alle quali siete andate a chiedere la collaborazione? E poi volevo sapere, sono stati subito, cioè hanno detto subito sì, perché noi abbiamo l'esperienza, no, dell'inserimento lavorativo fatto dalla ASL, che non è mai riuscita, anzi un plauso per questo, perché queste sono tutte aziende nuovissime, sono sempre riuscite a inserirli nei supermercati, anzi in uno tra l'altro che più, che dice sì, pare che sia l'unico che dica sì. Quindi cioè, sicuramente c'è tanto lavoro da fare, perché sicuramente siete andati chissà quante volte a spiegare, cioè questo volevo sapere, no? Loro hanno subito detto sì. E cercando proprio di andare a fare un'analisi nel concreto. Un'altra difficoltà è che purtroppo le famiglie delle persone diversamente abili sono abituate all'assistenza, e questa è una lotta che è difficile da sradicare. Io capisco che ci sono un sacco di difficoltà, però se si vuole essere considerati normali nella normalità, bisogna anche andare a lavorare sempre. Non è perché, beh vabbè, ma io oggi c'ho da andare in piscina e ti chiedono di cambiare, no? Dice, non venire oggi pomeriggio perché il tutor dell'azienda non c'è, ci vediamo domani mattina. No, ma io non posso, io domani vado in piscina. E chi se ne frega? Ho risposto io. Perché se io vado a lavorare, vado a lavorare. Non è, io sto andando a lavorare, non posso non andare a lavorare perché oggi non mi va di alzarmi, allora siccome sono diversamente abile ci può stare che un giorno di malattia me lo prendo. Io non vado a lavorare se sono veramente malato, eh? Cioè purtroppo c'è anche questa mentalità che bisogna superare, perché se io voglio essere considerato normale, se io sono normale nei miei diritti e nei miei doveri. Noi per esempio molto spesso abbiamo avuto famiglie che pretendevano la nostra attività, il nostro servizio come associazione gratis. Secondo quale criterio? Io ho dei costi. Perché Luca deve pagare e Claudio no? Secondo quale criterio? Io c'ho l'educatore che lavora con Luca e che lavora con Claudio. Non vado a far pagare di più Claudio, lo vado a far pagare quanto Luca, ma questo è una mia sensibilità come associazione. Però perché non deve pagare Claudio? Tu vorresti pagare per venire da me? Sono d'accordissimo con te, io perlomeno. Da che
Ecco, d'accordissimo anch'io, sì. Queste purtroppo sono, sono secondo me, barriere mentali dall'altra parte. È vero che dobbiamo superare tante barriere, più mentali che architettoniche, perché le barriere architettoniche si superano, si prende la carrozzina e si sale. Non è quello il problema. La barriera mentale che non si supera. E da questo punto di vista vi devo garantire che i bambini ci insegnano tanto, perché noi non abbiamo bisogno di fare inserimenti con i bambini. I bambini ti accettano per quello che sei, per come sei. Sono gli adulti che hanno le barriere mentali. Vi parlo della nostra esperienza. Non so se è capitato anche a voi di vedere in TV, su Rai 3 c'è questo Hotel 6 Stelle, è una trasmissione dove c'è questo inserimento, questo almeno anche se magari un po' costruita la storia, in cui alcuni ragazzi, un gruppetto di ragazzi, fa questo inserimento lavorativo in questi alberghi bellissimi, megastellari, insomma, ci avranno un po' ricamato sopra. Però ecco, a me da pensare questo, allora la carne a cuocere che aggiungo qui stasera in questa friggitoria, insomma, questa rosticceria su queste tematiche, è che forse anche attraverso, no, il canale generalista televisivo si possono rendere mainstream, cioè un luogo di tutti, il fatto dell'inserimento sociolavorativo di persone che hanno uno svantaggio. Certo, lì è anche abbastanza visibile, no? Perché sono ragazzini che hanno una sindrome di Down, quindi anche a vista, cioè a volte riconosci, no? Proprio dai tratti del viso, magari in alcuni casi, ma di più, in alcuni casi di meno, questa diversità. Anche questo, quanto può contribuire a rendere più, come dire, potabile il fatto normale che accada questo, che io vado al ristorante e trovo che a servirmi a un tavolo sia una persona di qualsiasi colore, di qualsiasi altezza, di qualsiasi genere, maschio, femmina o quel che sia, e anche con qualsiasi tratto somatico, insomma, no? Che sia più o meno lento. È uno dei temi che ieri sera, ad esempio, lanciava nel nostro primo incontro pubblico qui a Martina, quello del tema della lentezza, no? Poi, ecco, riprendo una parola che sentivo adesso, della la paura, appunto, è un problema, vuol dire, più forse nostro, delle famiglie, di tenere un po' nella bambagia, no? Nelle cappe di vetro, queste persone, giustamente dice, lì fuori è una giungla. Che gli succede? Qua, stai qua che stai protetto. Allora dobbiamo vincerci oltre le nostre barriere mentali, no? Delle famiglie, mi metto nei panni delle famiglie che vivono queste situazioni, mi permetto di farlo in punta di piedi. Se questo è anche un ostacolo, almeno a certe latitudini, magari forse a Bologna è tutto un po' più facile, una grande città, al nord. No, ecco, ora non voglio anticipare risposte. Quindi da una parte, che cosa succede anche in televisione? Braccialetti rossi da una parte, Hotel 6 Stelle dall'altro. Ecco, se anche questo può essere un tema, e come possiamo influenzare noi dal basso, da Martina Franca? Anche se poi, no, per inciso, poi certe riprese l'hanno fatte anche dietro l'angolo, no? Di braccialetti rossi. Quindi tutto sommato siamo stati anche sfiorati proprio logisticamente da questo. Posso dire piccola che cosa? Sì, sì. Ti rispondo io. quando partecipo a che ci partecipano partecipiamo a questi tipi di incontri. A me piace fare memoria alle origini.
S, I, io, H, O, C, C, Cin, più di 50 anni. M, mi, R, ri, c, mi ricordo. B, be, bene. C, H, che. N, ne, nel, negli, negli. A, anni. S, se, 60, 70. L, la. G, ge, n, la gente. N, no, non. A, v, ve, non aveva. L, la, p, pi, più, la più pallida. I, idea. C, h, chi. F, fo, di cosa fosse, di chi fosse. U, u, n, una. P, pe, una persona. D, con disabilità. M, mi, r, ri, mi ricordo. B, benissimo. C, h, che. H, che ho. P, pr, pra, n, pranzato. E, c, ce, e cenato. I, in, c, ca, m, in camera. D, di, a, l, b, di albergo. P, pe, per, c, perché. I, il, g, ge, s, il gestore di quella struttura. A, v, ve, v, aveva. P, pa, paura. D, di, p, pe, per perdere dei clienti, con la sola la presenza di Claudio nella sala pranzo. A, d, de, adesso. S, se, c, ca, p, capita. U, q, que, s, t, questa cosa, una cosa di questo tipo. I, il, g, ga, b, 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 il gabibbo dopo un giorno va. E, b, br, bru, n, e Bruno, v, vespa. F, fa. I, il plastico di quell'albergo dove... Q, que, questo. P, pe, per. D, di, per dirvi. C, h, che, nonostante le difficoltà ancora. E, c, k, m, b, è cambiato. I, il, c, co, n. T, è cambiato il contesto, sono cambiati i contesti. A, d, de, adesso. L, la, d, di, la disabilità. E, V, vi, s, è vista. D, e, v, vi, s, si, è visibile, non è più nascosta come era qualche decennio fa. E, s, se, e se, u, un, una. C, co, s, se una cosa. E, v, è visibile. P, pu, può. P, pr, pro, d, può produrre un cambiamento solo perché è visibile. E, g, g, già, u, è già, q, que, questo. E, u, un, p, pa, s, è un passo. I, in, a, avanti. Per quanto riguarda un cambiamento culturale, quello che fondamentalmente dicevamo prima, che è più importante parlare di cultura forse. C, Q, L, T, cultura. E, P, Po, L, Li, T, è politica. Cultura e politica. M, ma, V, vo, vor, vorrei. R, ra, c, raccontare. U, un, p, pi, un piccolo. A, n, ne, aneddoto. I, in, ine, d, di, t, inedito. C, h, che, m, mi, e, v, ve, n, venuto, in mente. A,
ascoltando le vostre parole. A, V, V, T, avevo D, di, die, die, 10 anni. Q, qui, N, quindi. D, de, l, della, D, di, s, sc, di, sa, della disabilità. N, non, non, m, me, n, ne, f, fregava, nulla. A, anzi. O, d, di, dia, odiavo. P, pe, per, c, c, perché, odiavo la disabilità, perché, r, ri, f, fl, riflettevo, rifle, t, te, v, rifletteva, s, su, sul, sulla, m, mi, sulla mia, d, di, disabilità, chiaramente, e, a, n, na, t, ta, e a Natale, a, c, ca, a casa, m, a casa mia, n, ne, l, nella, nel, b, bu, c, c, che, nel buchetto, d, de, del, della, p, po, posta, a, r, ri, v, va, arrivava, l, le, c, co, le, c, ca, r, arrivavano le cartoline, f, fa, t, fatte, d, da, i, fatte, d, da, dai, d, di, dai disabili, c, h, che, p, p, r, m, che per me, e, r, erano, o, r, re, orrende, m, ma, i, m, mi, mie, i miei, p, pa, parenti, d, di, c, ce, dicevano, b, be, guarda che belle, Claudio, le cartoline fatte dai disabili, e, q, que, ques, questo, m, mi, f, e, v, mier, ri, m, ma, rimasto in testa, f, fi, n, fino, a, al, alla, d, du, due, m, mi, l, 2000, e, t, tr, e tre, q, quando, h, quando, h, o, p, pu, m, b, pubblicato, g, i, il, l, li, il libro, u, un, una, v, vita, imprudente, l, la, m, mi, la mia, p, pa, u, r, paura, e, era, c, h, che, l, la, g, ge, la gente, d, di, c, ce, dicesse, pensasse, b, be, l, bello il libro, l'ha scritto un disabile. E, q, que, s, t, questo, e, u, un, d, da, t, un dato, d, di fatto, l, le, c, co, s, le cose, f, fa, t, fatte, d, da, dai, d, disabili, p, po, possono, possono essere fatte bene e fatte male, vuoi dire. A, p, appunto. C, co, com, come, le cose fatte dai normodotati, da qualsiasi persona, certo. E, q, u, un, p, pr, pro, un problema. C, q, culturale. M, mi, r, ri, c, co, mi ricordo. B, be, benissimo. U, un, una. V, vo, una volta. H, una volta. A, b, b, abbiamo. A, c,
ce, t, ta, accettato, d, di, a, n, andare, a, p, pe, r, ru, a Perugia, i, in, u, un, una, s, sc, scu, scuola, d, do, v, dove, u, un, una, m, ma, maestra, h, a, f, fa, ha fatto, u, t, tu, t, tutto, u, un, l, la, v, un lavoro, s, su, sul, su, u, un, m, mi, su mio, l, libro, m, n, na, s, s, sh, k, nasco, n, d, de, nascondendo, agli alunni, agli allievi, k, h, che, e, r, che ero, che lo scrittore, che l'autore, era una persona con disabilità, e, m, mi, h, mia, i, in, v, vi, vitato, a, f, fa, affare, u, un, i, in, incontro, in classe. Così gli alunni hanno scoperto chi era l'autore di quel libro. L, li, v, ve, veramente, e, s, st, stato, u, un, una, m, o, k, k, occasione, d, di, g, k, cr, cre, s, di crescita, k, q, culturale, enorme, p, pe, per, s, per te, per tutti, l, la, s, sc, la scuola, per tutta la scuola, a, p, an, anzi, u, un, p, pr, pro, d, un prodo, un prodotto, e, c, c, p, c, o, cioè, u, un, l, li, un libro, e, v, ve, n, nu, t, è venuto, v, va, l, lo, valore, è venuto, v, va, l, lo, r, ri, valorizzato, p, pe, per, k, h, perché, e, r, era, u, un, l, li, br, un libro, b, bello, interessante, n, no, non, perché, fosse, perché era scritto da una persona con disabilità, s, sa, n, t, d, Sandra, et, ti, r, ri, ti ricordi quel Perugia? Sì, ricordo molto bene, ricordo la faccia dei bambini quando siamo entrati, quando tu sei entrato, e loro erano molto emozionati all'idea di conoscere l'autore di questo libro, che era Il Principe del Lago, se ricordo bene. Il 33 forse, diciamo. Vabbè. Non ricordo, uno dei due, sì. Ed erano emozionati all'idea di conoscere l'autore del libro, perché il libro era bello, era stato apprezzato molto, e con l'insegnante abbiamo architettato questo momento diabolico, anche un po' sadico, perché loro hanno avuto una reazione un po' traumatica, perché questo impatto molto forte, in realtà, come dice Claudio, ha lavorato molto per una cultura differente, no? Andando anche a scardinare un po' degli stereotipi, cioè la persona di successo, la persona che ha delle competenze speciali, perché insomma non è che tutti quanti scriviamo un bel libro, no? E quindi è particolare, non... quindi deve essere una persona comunque che si sa affermare con certi cliché, certe caratteristiche, che Claudio a primo impatto visivo non ha, perché diciamo che l'impatto, al primo impatto Claudio è tutto il contrario, no? È come a volte si definisce... come H, O, D, de, ho detto, S, stamattina, stamattina, I, il, D, du, due,
il duello con Rossella Brescia si ripropone sempre. Come dici? Cosa ricordo? Anzi, ok, ieri sera c'era contemporaneamente l'incontro con noi alla parrocchia di Martina e contemporaneamente al teatro invece uno spettacolo con Rossella Brescia, per cui stamattina Claudio con un gruppo di studenti ha esordito dicendo: ieri sera c'è stato un duello mediatico fra due personaggi per i quali la competizione, insomma, partiva un po', uno dei quali partiva un po' svantaggiato, insomma, una era una persona di successo, bella, vincente, l'altro un povero sfigato. E vabbè, si è autodefinito lui così, per cui può essere politicamente corretto se lo fa lui, se lo facciamo noi, no? Ok, per finire, dopo questo incontro dove i bambini hanno avuto uno shock, e abbiamo lavorato molto su questo, quindi sull'idea dell'immagine, e tante delle cose che sono state dette oggi pomeriggio, ma anche stamattina, anche ieri sera, in realtà c'è questo filo rosso, no? che guida un po' le nostre riflessioni di questi due giorni, è sempre questo sottofondo culturale, l'immagine della persona con disabilità, per cui la persona con disabilità porta in sé necessariamente, penso, temo purtroppo ancora per lungo tempo, questa immagine perdente, no? Perché esce dai cliché del personaggio che ce la fa. Ma esperienze come quelle che avete raccontato oggi, come quelle che raccontiamo noi, che viviamo e proviamo con tutte queste bellissime realtà che proviamo a sviluppare e a condividere e a raccontare, quando si parlava del fare documentazione, vuol dire questo, no? Raccontare e fare conoscere esperienze che vanno nella direzione di cambiare questa cultura, di cambiare l'immagine della persona con disabilità, che può essere vincente anche se non ha 2 metri di gambe, non balla sul palcoscenico, eccetera. Per cui fare progetti come questi, avere, come diceva il ragazzo di prima, l'occasione di dimostrare, prima di tutto, mi viene da dire prima ancora che normodotati, a noi stessi, no? Che abbiamo delle competenze, siamo in grado di svolgere un'attività lavorativa ed avere delle soddisfazioni e avere un'identità di professionista, contribuisce a modificare a livello culturale e sociale l'immagine della persona con disabilità. Un'altra cosa vincente credo che abbiamo noi a Martina è che c'è una rete di associazioni che lavora veramente in rete, nel senso che non c'è mai stata una lotta, ma ognuno di noi ha cominciato a lavorare su una cosa specifica e particolare. Se io ho una difficoltà con dei ragazzi che vanno a scuola e non gli vengono date tutte le ore di sostegno, io non ho difficoltà a dire andate da Grazia della Ida, perché loro sono ferrati su questa cosa, per cui invio i genitori a Grazia direttamente per dire con loro, con Grazia, con la Mardown, con Angela, loro sono ferrati su questo argomento, rivolgetevi a loro, perché questo stare insieme e creare una rete che dà le possibilità alle persone veramente di sentirsi ascoltate e di avere delle dritte è importantissimo, perché io mi sento sostenuta dalla rete, la rete si sente sostenita da me e insieme lavoriamo perché Martina e anche i dintorni diventino delle realtà a misura di persone, perché io l'ho sempre detto: una città a misura di bambino, di anziano e di diversamente abile è una città a misura di tutti, perché io ora non ho difficoltà a salire un gradino, ma nel momento in cui prendo una distorsione, cavolo, quel gradino diventa un muro per me, no? Io non avevo difficoltà a camminare per strada, quando ho avuto i bambini con la carrozzina, cavolo, cioè, voglio dire, quindi per tutti una città, ripeto, non solo barriere fisiche ma barriere mentali, tutto. Se si lavora insieme, ognuno nella propria capacità, nello stare insieme, nel tirare fuori veramente il meglio di ognuno, secondo me le cose non costano neanche tanto a nessuno. Di Aldo. Vorrei
permetto di fare, mi concedo una seconda domanda. Sono molto interessato, penso che sia magari anche la necessità di molti di noi, no? Cosa scruta il tuo orizzonte, il vostro orizzonte? Ieri sera si faceva questa metafora, Claudio ci parlava attraverso Luca del limite, no? Di stare un po' come su una spiaggia, quindi sulla battigia, no? Sul bagnasciuga, come diceva qualcuno, tra il mare, la terraferma, la spiaggia, la sabbia. Quindi ecco, scrutare l'orizzonte magari da un luogo vasto quale può essere una spiaggia. Bene, fuori di metafora, da qui a 10 anni cosa diventerà, cosa dovrebbe diventare mainstream tra 10 anni? Cioè, quando ci si nascondeva al ristorante non si era bene accetti su un mezzo pubblico o nelle classi, nelle scuole speciali o altro, anziché in una qualsiasi classe scolastica, no? Anni fa, grazie a Dio, molto tempo fa, e l'Italia da questo punto di vista forse è all'avanguardia a livello europeo perlomeno, no? Dritto o storto, tra tutti i mali endemici della scuola pubblica, della sanità pubblica, tutto insomma il sistema Italia, no? Fortemente in crisi, arretrato su tante cose, beh, diamo numeri dal punto di vista della socialità, recuperiamo, ecco, terreno perduto. Ok, detto ciò, che cos'altro invece dovrebbe diventare, o cosa vedete, cosa vedi in particolare tu Claudio da quei 10 anni? Il lavoro delle persone con disabilità, il lavoro delle persone come Tiziana Narita, Angela Grazia, Aldo Donatello e così via, no? Che stanno in questa stanza e fuori da questa stanza ovviamente, che cercano di impegnarsi, chi lo fa da tanto tempo, chi lo fa da ultimi arrivati, insomma, mi chiamo in causa io per esempio. Bene, cosa dovrebbe diventare? Dove dobbiamo rivolgere lo sguardo? Questo è un pezzo. L'altro pezzo è quello di dire, allora, come facciamo, che tipo di coinvolgimento avremo delle persone con disabilità? Mi colpiva in particolare un nostro ormai quotatissimo, giovanissimo sociologo pugliese, Roberto Covolo, che insomma cerco di ascoltare ogni volta che posso e lo vado a rincorrere tra Taranto, Brindisi, lui ora è di piazza a San Vito dei Normanni, X-Food, questo ormai già recentissimo, ormai già strafamoso ristorante sociale, dove nell'orto sociale, in cucina e ai tavoli, a servire ai tavoli, ci sono anche delle persone che hanno le disabilità, un po' come quell'hotel 6 stelle, e lo sto facendo qua, e ormai sono vezzeggiati e cercati. L'altra volta eravamo a cena insieme con questo Roberto Covolo, dice, guarda, oggi pomeriggio ero con l'amministratore delegato di Unicredit, che a me non mi capiterà mai, manco se campo 3 volte di seguito, insomma. Ok, quel sottotitolo provocatore è anche bruttino, frutto della mia, per non finire i giardinetti, abbiamo scritto stamattina, cioè disabilità al lavoro, e sul manifesto sottotitolo per non finire i giardinetti, cioè da qui a 10 anni anche questo lavoro un po' residuale, se sei un po' così, allora vai bene per fare le pulizie nella villa comunale, per stare un po', comunque sembra un lavoro che altri un po' scartano, e questo diciamo tira fuori la creatività, la fantasia di uno come Claudio o di tante persone magari che a modo loro potrebbero fare, diciamo, ben di più se vogliamo rispetto a che sta a fare il centralinista di un tempo, va, negli uffici comunali. Allora, questo è il tema secondo me. Verso dove andiamo? Cioè la domanda che vi pongo, che ti pongo, verso dove stiamo andando? Che cosa vedi, cosa dovremmo vedere? E come facciamo a superare questo lavoro, non che sia poco dignitoso, poco onesto, poco allettante, tra l'altro, lavorare col verbo. Io ci lavoro da una vita nell'ambito, no, di un garden center, quindi per carità, bello, bello tenere una aiuola curata, quindi io lo farei da mattina a sera, mi dà pace. Però, ecco, ci limitiamo, riprodurremo, no, sempre questo andazzo, voglio dire, non siamo capaci a fare ancora di più, ancora di meglio? Grazie. La parola integrazione è come la parola pace. La parola integrazione è come la parola pace. Usata della
ter, è la parola più usata della terra, p, pa, c, pace, m, ma, p, pe, per, perché è la parola più usata nel mondo, pace, o, v, ovviamente, p, pe, per, k, perché, l, la, m, la, p, pace, n, no, non c'è, ce n'è troppo poca. C'è la guerra, giustamente, come diceva Tiziana, se no non parleremo di pace, non esporremo le bandiere. A, n, k, anche, l, la, p, parola, i, in, integrazione, e, p, p, più, u, è tutt'oggi molto molto usata, p, pe, per, perché, quindi, n, no, non, c'è, l, lì, perché non c'è, non è stata ancora completata, non c'è ancora del tutto questa integrazione, se no non ne parleremmo, i, il, m, mi, il mio, s, so, sogno, e, f, fo, r, s, forse, s, sa, r, sarò, d, di, s, sc, sarò, s, d, di, s, so, c, q, p, sarò disoccupato, m, ma, e, q, que, è quello, è c, h, che, n, no, non, d, de, v, non devo, p, p, più, parlare, d, di, integrazione, p, p, per, perché, c, c'è, l, li, n, perché appunto questa integrazione è stata compiuta, quindi non ce n'è più bisogno di parlarne. Tra 10 anni Claudio la vede così un po', forse. O, v, v, ovviamente, ovviamente, i, io, s, sa, r, sarò, d, di, t, s, so, disoccupato, a, ao, p, pa, pazienza però, qualcosa ho ottenuto, dice. Molto fiducioso, diciamo. Sì, grazie, domanda, abbiamo bisogno. 10 anni, no, 10 anni non sono mica tanti. Ma... anche la pensione non te la danno, stai attento, lavora ancora un po'. Hai fatto riferimento alla scuola. Così per la scuola come per ogni contesto. E inclusione e integrazione è la possibilità di scegliere, per cui non è vero che tutti i ragazzi, tutti i bambini con disabilità sono in grado di stare dentro al gruppo classe per tutto il tempo in cui ci stanno gli altri, e quindi ci sta che i bambini e i ragazzi possano avere anche dei contesti adatti a loro in cui avere dei momenti con una didattica o delle attività mirate. Ma integrazione e inclusione sono possibilità di scegliere, non che quella sia l'unica possibilità. Come i giardinetti possono essere un'opportunità lavorativa non solo dignitosa, bella, ma se fosse l'unica possibilità sarebbe un guaio. Quindi credo che l'obiettivo sia quello di avere possibilità di scelta, che le persone possano scegliere. Se le persone scelgono di fare i giardinieri, ma magari è bellissimo, ma se invece lo stereotipo disabile che fa finta di lavorarlo, vediamo i giardinetti, disabile che fa finta di andare a scuola, in realtà è nella stanza morbida a fare le costruzioni, ci prendiamo in giro. Io aggiungo una cosa, l'ho dimenticata prima. Spesso, no, anche noi giornalisti, quando si dice no, è un problema culturale, è per buttarli in vacca, cioè parla lunga e per rimandare che non sappiamo che rispondere, no? Cioè i giornalisti sono un po' quelli che non c'ha niente da dire, ma lo sanno dire bene. Non si dice così, quindi non è una cosa bella per noi che abbiamo sto tesserino fin quando non ce lo tolgono. La cosa è questa, allora.
Un po' io penso che dobbiamo lavorarci su, quindi sul problema culturale, no? Per il superamento di questa barriera. Mi hanno colpito alcuni esempi che in un laboratorio a cui ho partecipato come utente di Labsus, di partecipazione dal basso delle persone sulla progettazione dal basso, bla bla bla, diceva: oh, vi ricordate quando si fumava nei ristoranti pubblici e anche sui mezzi pubblici, no? Chi avrebbe mai detto che saremmo riusciti, tra l'altro anche in poco tempo e senza neanche, diciamo, senza morti e feriti, va, no? A rendere mainstream, cioè a rendere, usando sta parolaccia inglese, tutto sommato accettato anche dagli accanatissimi fumatori. Dice: beh, sai che c'è, vuoi fumare? Sì, ok, fuma fuori, no? Qui siamo, allora avremmo la nuvola, tipo, no? La nebbia motto la gioia del colle di questi tempi. E invece, se adesso io accendessi una sigaretta, mi caccereste a pedate in culo tutti, praticamente. Anche se magari ci sono fumatori tra di voi, magari io stesso, che ne so. No? E così, allora, altre tematiche. Anche le tematiche verdi, ambientalisti. Scopparsi verdi, vabbè, quindi non la buttiamo in politica. Però ormai, se non è bio, se non è una roba eco qualche cosa, anche se a finta, voglio dire, anche sulle scatolette, delle cose più improbabili ormai, se non è bio, nessuno se la compra. O quasi, o sembra una cosa schifosa. In realtà quello, diciamo, è diventato ormai un luogo abitato da tutti, cioè una roba accettata. Quindi chissà, no? Io sognavo ora mentre ascoltavo le vostre due risposte, che chiaramente mi danno un tocco di speranza, però ecco, voglio dire, proprio, diciamo, come la costruiamo questa cosa? Ecco, facciamo un po' come per le sigarette, che lo scemo di turno che dice la sua cretinata contro le persone con disabilità, che c'ha da ridire, così via, viene preso a pedate in culo se si accende la sigaretta, no? Tanto quando quello che si accendesse qui dentro una sigaretta ora, bene, come la facciamo a costruire a partire da ora? Anche scrivendo un libro, mi do una risposta in parte da solo, e cos'altro? Parlandone come qui oggi, ok, e poi? Non so chi d'altro. C'è una differenza sostanziale fra i due esempi che hai fatto. Io posso intervenire, istituzione, posso intervenire stabilendo una norma che impone un comportamento o ne impedisce un altro. Sigarette. Io non posso intervenire imponendo l'accettazione e la facilità, tra virgolette, a mettermi in relazione, a creare un contesto sociale. Perché quello, qualcuno di voi prima parlava di paura delle persone con disabilità, difficoltà a mettersi in relazione con le persone con disabilità. È un punto che dobbiamo sempre tenere in considerazione, sempre. Senza giudizio, sospendendo il giudizio. Credo che, cioè, per noi è così il pane quotidiano, quando ci misuriamo con i gruppi su queste tematiche, partiamo dal presupposto che nessuno di noi si può sentire obbligato a entrare in relazione con nessuno. Ognuno di noi sceglie con chi entrare in relazione, sceglie con chi sentirsi a proprio agio e con chi non sentirsi a proprio agio. Se noi abbiamo sempre presente questo, il percorso culturale che dicevi tu e che stiamo dicendo tutti da due giorni, riconosciamo che è un percorso che ha bisogno di tempi lunghi e di passettini piccoli, perché partiamo dai vissuti personali individuali di ogni persona, che non possiamo stabilire noi. Io posso stabilire per me stesso quanto ci metto in questo percorso, non posso stabilire quanto ci metti tu, Aldo. L'obbligo di assumere delle persone nelle aziende medio-grandi, che c'è, ma non c'è nessuna sanzione se uno non lo fa. D'accordo, questa è un piano normativo, va bene, ma anche il piano normativo mi dà un pezzo di risposta. Se io ho l'obbligo di assumere 50 persone con disabilità e all'interno della mia grande azienda non c'è da parte di nessuno l'intenzione, la volontà e la capacità di includere realmente quelle persone, stiamo fingendo. Quindi il percorso culturale attiene più alla dimensione personale, umana, cioè tutti noi stiamo facendo un percorso da 50 anni che va nella direzione di stare a sentire anche che cosa mi provoca quella cosa lì. Quando si parlava prima di formare le persone che accolgono persone con disabilità, significa anche partire dal presupposto che non è così automatico. E non vuol dire che le persone che fanno fatica a mettersi in relazione con disabili siano persone meno buone di chi invece non fa fatica. Semplicemente
abbiamo bisogno di contesti e di spazi e di occasioni per fare questo tipo di esperienza, e questo richiede tempo. Credo che la parola paura sia una cosa importante, perché la paura alza molti muri, molti blocchi. La paura si può solo sconfiggere con la conoscenza. Quindi io credo che continuare a parlare, era quello che diceva Borsellino, parlate della mafia, parlatene sempre, perché più se ne parla e più si sconfigge la mafia. Io credo che parlare e continuare a discutere su la normalità della non normalità sia un sconfiggere la paura. Sinceramente, 5 anni fa, quando io ho sentito Claudio a San Martino, io che vado a 2000 sempre, mi ha dato fastidio perché era troppo lento per me. Sono passati solo 5 anni. Io ieri sera sono stata contentissima di stare con Claudio, perché per me ora la lentezza è importante, perché non vado più a 2000, vado a 1000, e mi ha insegnato che è importante, e quindi voglio dire, per me è stata una crescita, per cui se è stata una crescita per me, che ho sempre parlato di diversità, di accettare eccetera, credo che continuare a parlare e a presentare le cose significa abbassare il muro della paura e significa aprire tante porte. S, so, n, sono, ed, d'accordo, r, ri, t, to, r, ritorno, a, al, alla, s, sp, spi, spia, g, alla spiaggia di ieri sera. A, l, alc, q, n, alcuni, a, n, anni, alcuni anni fa, d, alcuni anni fa, i, ia, ib, ba, gn, bagnini, o, z, or, g, organizzavano, t, to, r, tornei, d, di, p, pa, l, palla, di beach volley, t, to, r, tornei, d, di, b, bo, bocce su sabbia, b, ba, l, li, balli di gruppo, e q, que, s, t, questo, a, l, z, za, v, alzava, l, la, s, la q, la qua, la qualità, d, de, del divertimento in spiaggia, al mare, a, d, de, adesso, q, u, un, b, ba, bagnino, s, sc, scr, scri, scrive, a, b, a, scrive, a, n, c, anche, a, c, c, s, si, accessibile, a, i, d, di, s, ai disabili, alla disabilità, e, q, que, s, e questo, a, l, alza, l, la, q, la qualità della vita, d, l, la, s, la, q, qua, l, la qualità, d, de, della, l, della, b, ba, s, della, bag, gne, del bagno, s, se, n, no, non, c, c'è, a, c, c'è, s, se non c'è accessibilità, s, si, sia, m, b, ba, s, sa, sia, se non c'è accessibilità, a, b, ba, s, sa, si abbassa automaticamente la qualità della vita, ma di tutti, non solo delle persone con disabilità, q, que, s, t, questo, c, q, l,
t, tu, culturalmente, è, m, mo, l, molto, i, importante, l, la, d, di, s, la disabilità, k, a, l, alza, l, la, q, la qualità della vita di tutti. E siccome prima parlavi di culturale, che può sembrare un termine astratto, un modo per salvarsi in corner che utilizzano i politici, quando ad esempio lei diceva un esempio banale di una strada comunque con una pedana, diventa accessibile per me che mi rompo la caviglia giocando a calcio, per lei che fa due bimbi, un bagno grande accessibile per la disabilità e anche un bagno per comodo per me normodotato che entro in quel bagno, io preferisco avere un bagno spazioso piuttosto che un bagno di un metro quadrato. I, il, t, s, si, t, sito, il sito, t, tr, tri, v, va, g, go, il sito trivago, c, c'è, u, un, una, o, p, c, un'opzione, d, di, s, sc, sce, l, di scelta, s, se, u, un, una, a, l, b, alm, b, b, un albergo, sì, è accessibile oppure no, per quanto riguarda la struttura, s, se, è, a, c, c'è, accessibile, g, gu, gua, d, guadagna automaticamente una stella in più o... E anche qualche cliente in più, appunto. È quello che noi abbiamo detto alle nostre aziende che hanno accettato i nostri ragazzi. Il doppio marchio è una garanzia di è quella marcia in più che hanno le quattro aziende che hanno accolto i nostri ragazzi. E anche lì, scusa, cambiare culturalmente secondo me significa anche che la gente che sceglie di comprare quei prodotti lì li sceglie perché sono prodotti buoni e validi, non perché mette ok, faccio il favore al disabile che lavora lì, se no lì ricominciamo con il discorso del pietismo, ok, per il disabile allora faccio la mia offertina e metto quei 2 euro in più, cioè io spendo volentieri 2 euro in più se quell'olio è veramente 10 volte più buono di quello che compro al supermercato. Questo per me è un cambiamento culturale, se vogliamo fare degli esempi concreti. E credo che ci abbiamo solo 10 minuti, passo un attimo la parola a chi, qualcuno? Sì, vai. Rispetto alla, quando dicevate, no, come battuta, guadagnano qualche cliente in più, ma va nella direzione di quello che diceva Tiziana prima, la persona con disabilità deve rispettare le stesse regole e lo stesso senso del dovere nel proprio ruolo lavorativo di chiunque altro. Quindi creare inclusione significa anche permettere che anche quella fetta di mercato si adegui alle regole, che non sono sempre buone, d'accordo, però le famiglie delle persone con disabilità sono comunque consumatori come gli altri, no? Per cui se diventa accessibile, diventa fruibile, diventa interessante, chi mi propone quel prodotto ha un vantaggio. Allora, ancora una volta, parlando di percorso culturale, 30 anni fa non saremmo stati qua a parlare di questa cosa, perché le persone con disabilità raramente, difficilmente andavano in vacanza. Quindi avere il marchio accessibile non dava nessun tipo di vantaggio. Oggi lo dà. Quindi ci sono dei grandi cambiamenti che ci sembrano piccoli, ma se li andiamo a vedere rispetto a non tanto tempo fa, in realtà sono tanto grandi. Io, per esempio, per non finire i giardinetti, non l'ho inteso come lo intende Claudio, no? Andare a piantare, che ancora ci può stare, ma l'ho inteso proprio come tanti anni fa, o come ancora adesso, che quando una passeggiata, no? Cioè una boccata d'aria, come si porta il cane, e poi a casa, poi là e là, cioè questo intendo io, no? Per non finire i giardinetti, perché ci sono... Cioè, noi stiamo parlando di inclusione sociale nel lavoro, di persone con disabilità che, pur avendo una disabilità fisica, no? Anche mentale, lieve, riescono a farlo. Però
Io che rappresento un'associazione di disabili gravissimi, se vi parlo di autismo, di un ragazzo autismo che poi con l'età adulta rischia di avere anche problematiche psichiatriche, beh, lì allora dobbiamo lavorare sulle istituzioni che devono incentivare i centri diurno che servono, perché ci sono anche queste tipologie di disabilità, cioè lo dobbiamo dire, cioè sarebbe un'utopia dire mio figlio potrà essere inserito in un progetto del genere. È chiaro che l'inclusione sociale in generale varrà anche per quel ragazzo, perché sarà giusto che quel ragazzo potrà partecipare a un teatro, potrà partecipare a uno spettacolo, potrà partecipare dappertutto, sicuramente non avrà la possibilità di lavorare, quindi il lavoro grosso che dobbiamo anche fare è questo, incentivare i servizi che non siano quei servizi che ti portano a passeggio nei giardinetti a respirare l'aria, ma che siano dei servizi eccellenti che non ti lasciano il ragazzo lì da solo a far niente, ma che siano costruttivi, no? Come Tiziana fai tu. Io lo faccio perché l'associazione mi dà la possibilità di farlo, eh. Cioè, voglio dire, sì, ci vorrebbero... Devo dire però, Grazia, che in questi 30 anni, come dicevo prima, nel campo dello sport, e ora credo che abbiamo aperto una breccia e questo muro cadrà, come insieme alla polisportiva Arci, di cui ero il presidente, e come abbiamo cominciato con l'Arci ad inserire i bambini nelle varie attività sportive, e ora in quasi tutte le associazioni, cioè ditemelo, perché a questo punto veramente c'è da mettere la croce sopra, se ci sono società sportive a Martina che vi rifiutano i bambini, se ci sono diciamolo, perché dobbiamo, scusatemi il termine, sputtanarle, perché è questo che non è giusto ora. Noi abbiamo lavorato per inserirli, ma se c'è qualcuno che vi manda via i ragazzi, diciamolo pubblicamente, non ce ne sono, anzi. E così come si è aperta questa cultura nel mondo sportivo, secondo me si può continuare a lavorare. È chiaro che, come si diceva prima, c'è bisogno delle persone formate, perché se io non avessi avuto delle educatrici valide nella mia struttura e se non avessimo continuato a formarci, grazie anche alla rete di associazioni, perché appena organizzate un corso tutte le educatrici vengono, abbiamo fatto quello per gli ipovedenti, abbiamo fatto, cioè questa rete continua dà la possibilità a tutti di crescere. È chiaro che c'è bisogno di formarsi, perché come diceva lei giustamente, se io non ho paura, non sono in grado di accogliere le difficoltà, ma io sbaglio anche con i bambini normali, però voglio dire, se non sono in grado di superare le mie paure, io farò un lavoro da schifo per tutti, no? Quindi è chiaro che le difficoltà ci sono, però questa grande voglia delle associazioni che c'è a Martina, finalmente c'è anche una casa che accoglie invece di trovarci per strada, voglio dire, sono passi da gigante che, voglio dire, fra 10 anni a voglia qui abbatteremo muri e ne costruiremo degli altri di contenimento, eh? Io prima di chiudere ho bisogno di regalare qualcosa a qualcuno, però ditemi voi quando chiudiamo, un attimo prima lo faccio. Allora, sono stato, la struttura è stata citata e ti ringrazio. Sì, è vero, il fatto di avere la casa del volontariato e avere un coordinamento di associazioni va bene. Il fatto che voi state facendo dei passi da gigante nel portare le persone nei luoghi di lavoro va bene anche. Nel mio piccolo lo facevo qualche anno fa come imprenditore, quando non c'erano le leggi, i progetti, le garanzie, ed era un'esperienza che è stata un'esperienza che mi ha arricchito e che forse mi ha portato a sviluppare una certa coscienza, la chiamo io, perché di coscienza si tratta. Io vorrei, a parte i ringraziamenti che faccio a tutti, a partire da Claudio, a Luca, a Sandra e a tutti quanti coloro che hanno partecipato a questa 2 giorni bellissima e intensa
piena di messaggi, di regali, per agganciarmi ai regali. Io vorrei chiudere però con una piccola, benefica provocazione. Non vuole essere un dire ma state facendo poco, no, tutto il contrario. Io vorrei che cominciassimo a fare impresa. Dobbiamo iniziare a ragionare con le imprese, fare le imprese, perché purtroppo, specialmente nelle nostre parti, l'imprenditore è molto aleatorio, molto, non è affidabile in tanti casi, non tutti, ma in molti casi non è affidabile. Questo che cosa comporta? Comporta che noi alla fine andiamo a, non volendo, a creare delle illusioni, a partire con dei progetti che poi vengono interrotti non per colpa nostra, ma per colpa di altri. E questo molto spesso può creare dei danni nelle persone. Io lo dico perché lo sto vedendo in una esperienza che si fa attualmente a Martina, dove ci sono persone che oggi hanno l'illusione di avere un lavoro perché l'amministrazione comunale finanzia una certa associazione, il giorno dopo non hanno più il lavoro. È un lavoro che rende 7,50 euro in buoni pasto, immaginate, no? Ma comunque, nonostante questo, queste persone si trovano senza un lavoro. Quelle persone passano da una condizione di ricerca, di speranza, eccetera, eccetera, alla condizione di tranquillità, tra virgolette, perché è una tranquillità, insomma, molto, molto, però per loro è importante, a tornare indietro e quindi alla disperazione. Noi dobbiamo metterci insieme per fare impresa, noi dobbiamo fare le imprese. Così solamente chi sceglie di lavorare, dico sceglie, potrà essere sicuro che la propria scelta avrà una continuità. Non ci so che non si realizzerà domani, forse nemmeno dopodomani, però noi abbiamo l'obbligo di iniziare a ragionare in quest'ottica, senza nulla togliere a quello che è stato fatto, ma quello che è stato fatto ci permette oggi di pensare a qualcosa che può essere ancora più sicuro per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché noi viviamo, e scusate, lo devo dire, in un posto dove certe convinzioni esistono ancora. Ancora esistono delle associazioni che assistono, tra virgolette, e bisogna dirlo questo, persone che hanno handicap e che forse per loro le terrebbero nascoste da qualche parte, no? Però l'importante è che poi alla fine risolvono alcuni propri desideri e alcune proprie esigenze. Bene, noi abbiamo da combattere anche con questo aspetto negativo della nostra società locale, e quindi dobbiamo essere quanto più, e concludo, innovativi possibile. Quindi iniziare a fare impresa noi per poter garantire un futuro migliore, più sicuro a tutti, senza distinzione, secondo me. Grazie ancora e anche e soprattutto per avermi ascoltato. Brigida, mi dai una mano? Allora, noi volevamo far arrivare a Bologna il nostro... No, non è pesantissimo, vedete un po' se come peso... Vabbè,
la prossima volta che venite, venite in macchina. No, no, ma tornando alla Sardegna con Claudio ci siamo portati una cassa di mirtola, quindi magari... Bene. Magari lo imbarchiamo. Sì, poi sì, ci sono due bottiglie, c'è quello che vedete qui sopra, c'è il Duca di Pietraccone, ve li bevete prima di entrare, l'olio, oddio, berlo è un po' difficile, e poi vabbè, i tarallini ve li potete mangiare. Allora facciamo così, in macchina da Martina a Bari fate tarallucci e vino, ragazzi, vi abbiamo dato i tarallucci e il vino, dovete solo aprirvi la bottiglia, oppure glielo spediamo. E chiaramente un invito a tutti quelli che stanno qui, voi state a Bologna, il 27 ai Laboratori Urbani di Arte Franca c'è uno spettacolo. Ieri, oltre ad esserci Rossella Brescia e Claudio, c'era anche la giornata contro la violenza sulle donne, e siccome ieri c'erano tante iniziative abbiamo deciso di farlo giovedì, quindi domani sera alle 17 ad Arte Franca c'è Milonga per tre, ed è uno spettacolo realizzato contro la violenza sulle donne. E poi il 9 invece facciamo la, come si chiama, Brigitte, mi vengono le parole, la conferenza stampa di presentazione del progetto a Natale Regala Solidale, per cui siete tutti invitati il pomeriggio, mi pare, nella Sala degli Uccelli, non mi ricordo, alle 17, e ci sarà anche l'assessore ai servizi sociali, l'assessora ai servizi sociali Donatella Infante. Quindi io credo che sia stata una bellissima serata, per me lo è stata tantissimo, grazie per avermi dato questa occasione, e buon lavoro a tutti. Buon viaggio Bolognese. Grazie mille a tutti, veramente. Sono certa di parlare anche a nome dei miei colleghi, siamo stati benissimo queste due giornate, ci siamo sentiti molto accolti e siete una bellissima realtà, grazie, buon proseguimento e spero che possiamo condividere ancora un sacco di strada. Buon lavoro, ciao.